In effetti, a detta di molti tutor, quello che manca ai ragazzi è il contatto con la realtà ordinaria, la normalità di una vita integrata in un tessuto sociale. Manca l'esercizio delle competenze sociali elementari, ma fondamentali per vivere insieme agli altri. E questa lontananza dalla vita sociale si sente ancora più forte nelle periferie delle grandi città, dove vivono persone molto diverse tra loro, con diversi modi di pensare e vedere la vita, ma col comune denominatore del disagio sociale, dovuto alla mancanza di servizi e punti di riferimento culturali ed una sorta di isolamento dal resto del mondo. Allora, prendi quella bacchetta lì. Cerca una matita, una gommina e il tempo della matita. Gommina, Ofia, sai cos'è una gommina? Una gomma per cancellare. E allora, cioè, piano piano, perché c'è sicuramente. Dai, vediamo. Qua c'è la gomma. Hai detto di cercare, non di fare così, cercare. Io ti faccio il segno e poi tu mi chiedi tutta la linea, perché stiamo facendo la cornice, va bene? Sto lavoro serve, se dovessi tu un giorno fare, che so, l'idraulico, l'elettricista, no? Sono tutte cose che ti servono perché devi prendere misurazioni. Se non le sai prendere, non puoi fare neanche il lavoro di idraulico, di elettricista, di piastrellista, muratore, tieni. Sono tutti i calcoli che si fanno. Attaccata alla riga, bravo, bravo. Così. E noi stiamo costruendo un museo all'aria aperta, che io penso che molti di questi ragazzi sicuramente non vedranno mai un vero museo, che so, il Louvre oppure qualche altro museo. Allora noi portiamo i quadri di grandi personaggi del Novecento, li portiamo qui e facciamo questa, diciamo, esposizione all'aperto, che devo dire che sta riuscendo bene perché viene rispettato, non ci sono atti di vandalismo, i ragazzi del quartiere riconoscono i sacrifici, i lavori che abbiamo fatto e anche loro hanno partecipato, ragazzi anche fuori dalla scuola, e c'è un rispetto sacrale, nel senso che forse distruggono altre cose, le piante, i giardini, ma questi murales sono sempre rimasti così intatti. Noi lavoriamo in un ambiente un po' con delle difficoltà ed è sterminata la storia di ogni ragazzo che vive questo ambiente. Io personalmente mi gratifico moltissimo sapere che un alunno che io seguo, invece di prendere strade che naturalmente sappiamo tutti, con i miei stimoli, con le mie proposte, anche queste qui artistiche, possa fargli avere quella coscienza per capire che c'è un altro modo di vivere, c'è un altro mondo. L'importante è dargli la possibilità di farglielo vedere questo mondo, perché a volte loro hanno delle cose buonissime, ma solo per il fatto che non conoscono un altro tipo di vita, non hanno queste possibilità, cioè non vanno incontro, non sanno neanche l'esistenza. Sì. Hai fatto un esperimento? Ah, lui fa sempre queste cose, è bellissime. Devo incerare qua te. Così? Sì, sì, forte, forte. Forte, non cade? No. Mm. Si vede tutto grigio. Si vede un solo colore. Perché abbiamo qui un piccolo scienziato. Orazio farà grandi cose alla scuola superiore. Lo iscrivo al liceo scientifico. Penso che sia adatto. Vogliamo far sì che i ragazzi arrivino a un obiettivo ben preciso. Facciamo in modo che questo avvenga accompagnandoli personalmente, seguendo passo passo per anni, se si può, il loro percorso. Il fatto di aver costruito un rapporto di fiducia, cioè far capire che io ci sono nel momento in cui c'è una difficoltà, il bisogno di avere una persona accanto che non sia un familiare. E vedo che questa cosa poi dà risultati. Noi siamo sempre messi alla prova,
Io personalmente questo ambiente lo conoscevo poco perché vengo da Milano, è una città diversa, no? Organizzata in maniera diversa. Mi hanno anche insegnato a capire il loro linguaggio, mi hanno insegnato a capire che non è tutto marcio, non c'è soltanto il negativo in questi quartieri, in questa zona, ma ci sono anche possibilità. Ci sono ragazzi molto creativi e io devo dire, mi piacerebbe molto che ci fossero degli interventi esterni, molto più di quelli che ci sono oggi, per poter capire che sono ragazzi normali che purtroppo hanno qualche sfortuna rispetto a altro e sono esperienze che effettivamente umanamente arricchiscono moltissimo. Per me è stato un dono perché abbiamo modo attraverso i meccanismi che poi si sviluppano istintivamente nel rapporto uno a uno o uno a due, certe volte seguiamo due ragazzi, di scoprire veramente i loro lati migliori e che non conoscevamo. Cioè vengono fuori le loro potenzialità, i loro talenti e per un insegnante non c'è niente di più, diciamo, emozionante e costruttivo che scoprire come si possa costruire un metodo di studio assolutamente diverso da quello ortodosso al quale siamo abituati. Fino ad ora, stando alle dichiarazioni degli alunni e degli insegnanti, il progetto Tutoring è stato un successo. Ovviamente è anche migliorabile, soprattutto perché il rischio di abbandono scolastico torna alto nella scuola superiore, quando i ragazzi completano il primo quadrimestre e perdono la guida del tutor. Finché c'è un tutor che li segue e li stimola a frequentare, i ragazzi vanno a scuola superando le difficoltà quotidiane che ostacolano il percorso di studio. Quando invece questa figura viene meno, alcuni studenti non riescono più a frequentare e non completano la formazione di base obbligatoria. A tal proposito, sentiamo le proposte dei dirigenti scolastici. Fino ad oggi questa attività ha coinvolto esclusivamente 10 istituzioni della scuola di base. Bene, io vedrei bene anche il coinvolgimento di una decina di scuole superiori, di scuole del secondo grado, e quindi verificare un'azione sperimentale da condurre in parallelo, un progetto che muove dalla scuola di base e prosegue all'interno della scuola superiore. Poter socializzare questa esperienza, poter anche mettere in condizione le altre scuole di poterla fare, magari attraverso un percorso di confronto, anche un tentativo di operare loro stessi, perché anche questo, come tutti i progetti, io non penso che sia, voglio dire, perfetto nelle sue parti, cioè perfettibile sempre, ognuno di noi ci mette qualcosa, per cui noi magari l'abbiamo interpretato in un modo, la scuola vicina in un'altra maniera, pur avendo alunni più o meno simili, le scuole della provincia in un modo ancora diverso perché si sono dovuti adattare ad un'altra realtà, quindi diciamo che ha un aspetto camaleontico che però può continuamente essere migliorato. Allora io credo che maggior numero di scuole lo facciano, cioè più si allarga questa cosa, più probabilmente i risultati possono essere significativi e anche statisticamente validi. Tutti si augurano che il progetto Tutoring continui e che dalla fase sperimentale venga istituzionalizzato in modo tale da ampliarsi anche alle scuole medie superiori per coinvolgere il maggior numero possibile di alunni. Ma quale sarà il futuro del progetto? L'abbiamo chiesto al dirigente delle politiche sociali e scolastiche della provincia di Catania, che ha firmato le delibere per renderlo operativo, e dal consigliere Galletta, che ne è stato promotore all'interno del consiglio provinciale. Il futuro del progetto Tutoring è legato a tanti fattori. Però un fattore positivo è quello che l'amministrazione provinciale crede a questo progetto, ha scommesso anche delle somme, e che ormai si è passata dalla fase sperimentale, che era quella dei primi due anni, a una fase in cui il progetto ha ormai un suo modo di intervento consolidato. Questo modello sarà la base per poter richiedere innanzitutto finanziamenti a livello regionale, a livello anche comunitario, ma sarà anche il modello che l'amministrazione provinciale potrà proporre a tutto il territorio provinciale, tenendo conto che comunque, per quanto riguarda la parte finanziaria, una quota di partecipazione viene messa dalle stesse scuole, quindi la possibilità di intervento è molto più facile rispetto al fatto che non occorrono moltissimi fondi per fare sì che questo
progetto venga realizzato in tutte le scuole. Il progetto tutoring vuole essere non solo una forma di intervento, ma ha l'ambizione di essere anche un modello ripetibile. Infatti, adesso sono 10 le scuole coinvolte, il nostro tentativo è quello di sistemizzare i dati in maniera tale che poi altre scuole in altri luoghi, anche a prescindere, voglio dirlo, dall'intervento dell'ente di riferimento, che oggi è la provincia, domani può essere il comune, ma anche a prescindere da questo, possono esse stesse scuole elaborare progetti simili. Perché è chiaro che andare in questa direzione è utile e dà i propri risultati. E quindi le scuole potrebbero immaginare anche di accedere a finanziamenti europei per finanziare questo stesso tipo di iniziativa. Lo faccio lentissimo. È molto lento, sarà più veloce.